Grazie per essere presenti in questa conferenza stampa che è promossa dalle organizzazioni della società civile impegnate per un cambio delle politiche delle droghe nella lotta a ogni forma di discriminazione sociale delle persone che usano droghe. Ringraziamo in primis l'onorevole Della Vedova che ci ha permesso di utilizzare questa sala oggi e poi vorrei ringraziare per la loro presenza l'onorevole Fratoianni, l'onorevole De Cristofaro, l'onorevole Scotto e l'onorevole Magi che ci dovrebbero raggiungere a momenti che è per l'appunto in commissione a discutere proprio il tema che vogliamo affrontare oggi. Le organizzazioni che hanno sottoscritto questo appello, che andrò poi ad elencare, hanno con urgenza chiesto la possibilità di intervenire sul tema della conversione in legge del decreto 162, in particolare rispetto all'articolo che riguarda il cosiddetto rave, i cosiddetti rave. Organizzazioni promotrici di questo evento chiedono che questo articolo venga stralciato dalla conversione in legge del decreto. Esprimono una serie di preoccupazioni e fortissime opposizione per i principi che vengono elencati nel decreto e nell'articolo. Qui accanto a me che interverranno a nome delle organizzazioni che hanno sottoscritto questo appello allo stralcio, o Denisa Merini per la CGIL, Andrea Albino per il CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità di accoglienza, Claudio Cipitelli per Parsec e Antonella Soldo per Meglio Legale. Io sono a San Bassi e in questo momento rappresento la Società della Ragione, oltre a essere un membro di Forum Droghe, e ci sta raggiungendo Leonardo Fiorentini, che è il segretario nazionale di Forum Droghe. Questo decreto ci sembra che rispecchi in pieno un po' la cifra di quelle che saranno e ci preoccupano gli approcci che questo governo vorrà avere verso i temi sociali e in particolare i temi che riguardano il consumo di sostanze stupefacenti. Questo decreto sulla carta fa il pari anche con un po' di dichiarazioni che ci sono state da parte di ministri e viceministri su quello che è l'approccio che questo governo vuole avere rispetto alla libera espressione delle persone negli spazi sia diciamo, pubblici che in generale, e faccio riferimento in questo caso anche alle stupefacenti dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione su quali siano le finalità che deve avere la scuola quando gli studenti hanno dei comportamenti che non sono in linea precisa con quelle che è l'idea di una scuola come una piccola caserma. E accanto a questo sono di nuovo molto stupefacenti anche le dichiarazioni del vice ministro con delega al turismo, Daniela Santanchè, sul tema dell'utilizzo degli spazi pubblici, in questo caso parliamo di spiagge e del fatto che le spiagge libere, siccome sono libere e sono dei beni comuni, sono spesso frequentate da persone tossicodipendenti. Una dichiarazione che diciamo è comica, però che nasconde di nuovo una strana idea per cui chiunque diciamo, si auto-organizza insomma, per passare il suo tempo in spazi di bene comune, in qualche modo, essendo fuori da quelle che sono le logiche del mercato, è per forza qualcuno di, come dire, non completamente cosciente di quello che fa. E qui viene identificato con i tossicodipendenti. No, mi fermo perché poi diventa anche difficile entrare
troppo nel merito di qual è il segno politico di questa maggioranza che si esprime attraverso queste esternazioni. E poi spero, insomma, che qualcuno anche degli onorevoli presenti voglia darci il suo contributo in questo senso. Soltanto un'ultima nota rispetto al decreto legge, che non riguarda soltanto appunto i rave, ma interviene anche sul tema dell'ostatività per l'accesso alle misure alternative alla detenzione e ai benefici di legge previsti per i detenuti, andando in qualche modo a rispondere a una sollecitazione che era venuta dalla Corte Costituzionale, e però affrontandolo in senso contrario a quello che sono le indicazioni e che vorrebbero la pena, come dire, coerente con quelli che sono i principi costituzionali e ai quali c'era l'impressione che la Corte si fosse rivolta e appellata quando ha sollecitato il governo a intervenire su questi temi. E la Società della Ragione distribuirà a tutti i membri della Commissione Giustizia la propria pubblicazione contro gli ergastoli, che parte dal dibattito che c'era stato anche nell'ambito della Costituente su questo tema, e con degli importanti contributi anche di Aldo Moro, perché ci sembra che si stia veramente perdendo un po' il filo del principio di senso della pena. Detto questo, mi fermo perché oggi parliamo nello specifico dell'articolo 5 e della conversione del decreto 162 che riguarda i rave. Lascio la parola a Denisa Merini della CGIL. Grazie. Grazie Hassan e grazie per aver ricordato che questo decreto, il 162, all'articolo 5 fa riferimento a quelli che comunemente vengono definiti rave, ma non si riferisce solo e soltanto a rave, ma nei primi quattro articoli fa riferimento a tutto ciò che ha a che fare con l'ergastolo ostativo, peggiorando di fatto quelle che sono le condizioni già assolutamente criticabili oggi. Non per niente ci sono stati appunto i pronunciamenti della Corte europea e poi della Corte costituzionale. È davvero preoccupante perché la visione che informa i primi quattro articoli e l'articolo 5 è quella comunque che va nel senso sempre di una maggiore criminalizzazione, carcerizzazione di certi comportamenti e di certi eventi, quando le evidenze ci dimostrano invece che soprattutto per quanto, nello specifico di quello che parliamo oggi, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, la necessità sarebbe quella di intervenire con misure che vanno nel senso della depenalizzazione, che vanno legalizzazione della cannabis. Ci sono una serie di evidenze, insomma, ormai prodotte da tutto il mondo scientifico che ci dicono di questo. E noi stessi, e quando parlo di noi, parlo del vasto cartello di associazioni che si ritrovano appunto a ragionare di droghe e di sostanze stupefacenti, di uso di consumo, da tempo si impegnano perché quelle che sono appunto le evidenze scientifiche di tutti questi ultimi anni vengano prese in considerazione e si esca da una narrazione, dall'affrontare il tema in maniera assolutamente ideologica e non corrispondente alla realtà. Basta pensare all'utilizzo che si fa dei termini, l'abbiamo detto tante volte, si continua oggi a parlare di droga come se le sostanze fossero tutte uguali, come se avessero tutte le stesse conseguenze in caso di uso, abuso e uso scorretto, diciamo così, quando sappiamo invece che così non è. E si continua a pensare alla persona che ha una dipendenza da sostanze come una persona che deve essere perseguita,
curata, pensiamo a tutto quello, ma ci sono qui rappresentanti del mondo dei servizi che molto meglio di me lo possono dire, a tutto quello che ha a che fare con la riorganizzazione appunto dei servizi, a come si tende a limitare tutte quelle che sono gli interventi di prossimità, le unità di strada, la riduzione del danno, e invece nella sanità pubblica si accorpano i servizi per le dipendenze nei servizi di salute mentale con una visione assolutamente sbagliata. Ecco, per quanto riguarda nello specifico l'articolo 5, mi riferivo al linguaggio per questo, perché nella vulgata, nella narrazione comune si parla di rave, ma l'articolo parla di eventi musicali e di intrattenimento. Dico questo perché anche se parlasse solo di rave sarebbe comunque assolutamente criticabile, ma non parla solo di rave, parla di eventi musicali e di intrattenimento. Sappiamo che esiste già una normativa che interviene su l'occupazione di spazi privati, di suolo pubblico, sappiamo che c'è bisogno poi della denuncia del proprietario, eccetera, e tutti gli emendamenti che sono stati presentati provano in qualche modo a intervenire in questo senso, senza però di fatto modificare la sostanza assolutamente non condivisibile di questo articolo. Esiste un'ampia letteratura al riguardo. Io penso, scusatemi se la dico così, che chi ha l'onore e l'onere di produrre normative dovrebbe quantomeno informarsi, a partire dal saggio ormai storico di Akin Bey su cosa sono e cosa rappresentano gli eventi di free party, di intrattenimento dei giovani, per capire esattamente di che cosa c'è bisogno. E bisognerebbe informarsi con chi in queste situazioni interviene, penso a tutti i servizi di prossimità, che hanno un ruolo importantissimo per la riduzione del danno. Invece ancora oggi le persone, gli operatori che intervengono in questi contesti rischiano di essere anche loro criminalizzati e perseguiti, perché per esempio l'analisi delle sostanze è pratica che non è, definitivamente normata, riconosciuta, perché appunto c'è questa visione criminalizzante di chi fa uso di sostanze, senza tener conto di qual è la realtà di fatti, di come si è normalizzato il consumo, di come sia un comportamento che ha bisogno di altre risposte piuttosto che della medicalizzazione e della criminalizzazione. Abbiamo più volte detto anche come queste misure siano assolutamente impattanti sul tema carcere. Oggi oltre il 30% delle persone ristrette in carcere è ristretto per reati legati all'uso di sostanze, reati assolutamente minori che avrebbero bisogno di ben altre risposte. E sappiamo appunto come i servizi, invece di essere valorizzati, implementati, riconosciuti, sono penalizzati da questo tipo di interventi, da questa visione. L'articolo 5 del decreto 162 si inserisce assolutamente in questa visione anacronistica, antiscientifica, penalizzante e criminalizzante di comportamenti che criminali non sono. Per questo riteniamo assolutamente che, io dico tutto il decreto andrebbe ritirato, perché ci sono anche gli articoli dall'1 al 4 che sono assolutamente non condivisibili, però nello specifico oggi parliamo di questo e ne chiediamo assolutamente il ritiro, perché pensiamo che non ci siano nessun emendamento che possa in qualche modo correggere il tiro, perché è sbagliato proprio per i principi che lo informano, per l'ideologia che lo informa questo articolo, e quindi ne chiediamo l'immediato ritiro. Grazie Denise. Io colpevolmente non ho letto la lista delle organizzazioni firmatarie di questo appello, che sono Forum Droghe, Antigone, Onlus, il CNCA, il Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza, a Buon Diritto, Lila, ITARD, il Coordinamento degli Operatori della Riduzione del Danno, Comunità San Benedetto al Porto, Parsec, CAT, la cooperativa di Firenze, Associazione Luca Coscioni, la Società della Ragione, ITAMPUD, che è l'Associazione dei Consumatori di Sostanze, l'Isola di Arran, il Gabbiano, la comunità del Gabbiano, CGL, Lega Coop Sociali,
ARCI è meglio legale. Detto questo, lascio la parola al consigliere nazionale del CNCA e referente per i servizi di riduzione del danno e limitazione dei rischi, Andrea Albino. Grazie. Io ci tenevo a sottolineare quanto una legge del genere, un inasprimento del genere, farebbe sì non che i rave non ci saranno più in futuro, ma saranno in un luogo più nascosto. Saranno in un luogo più nascosto, con una vergogna, una paura in più dei partecipanti a chiamare servizi come i nostri, colleghi come i nostri, progetti come i nostri in tutta Italia, e magari ritrovarsi persone che ci lasciano la pelle perché non hanno avuto il coraggio di chiamare neanche un pronto soccorso, neanche un'ambulanza. Bisognerebbe continuare a lavorare come è stato fatto negli ultimi rave che hanno avuto importanze mediatiche, come Valentano, Modena, Nichelino ad Halloween dell'anno scorso, e Murlo a Pasqua di quest'anno, dove si è collaborato con la Questura, la Croce Rossa, dove ci sono stati anche briefing e debriefing post intervento, in cui siamo stati invitati come attori, mediatori, come una postazione che per mille situazioni ha anche alleggerito il carico dei pronti soccorsi, ambulanze, forze dell'ordine, facilitando uno sgombero pacifico, sempre nella pace. Penso sia sufficiente. Grazie Andrea, forse non tutti conoscono bene la realtà del coordinamento nazionale dei servizi di riduzione del danno. Magari se ci fai un accenno. CNCA è un'organizzazione che riunisce circa 260 altre organizzazioni in tutta Italia, non tutte lavorano in riduzione del danno, ma la maggior parte opera in diversi setting con l'approccio della riduzione del danno. In tutta Italia ci saranno diverse centinaia di operatori che intervengono, spesso con progetti che scadono e non vengono rifinanziati, ma intervengono non solo nei rave, anche in locali o in festival legali, e non c'è una gran differenza sulle necessità che ha un festival di un servizio come questo rispetto a un rave. È sempre necessario che ci sia una mediazione, una presenza, una postazione che dia un primo soccorso, delle informazioni a tutte le persone che hanno comportamenti a rischio, che siano di uso di sostanze o altri. Grazie mille, mi sembrava doveroso, visto che comunque siamo in diretta con la sala stampa della Camera, e questa comunque conferenza stampa sarà registrata, e quindi spero che i deputati possano avere l'occasione di vedersela se non se la vedono in diretta. Lascio la parola volentieri a Claudio Cipitelli di Parsec. Sì, quando 20 anni fa circa, l'allora presidente della Regione Lazio, il presidente Storace, volle finanziare e lanciare un programma nella nostra regione che si chiamava Nautilus, forse c'era un'altra cultura politica. La cultura politica che allora, quella presidenza di centrodestra, in una amministrazione di centrodestra, voleva affrontare il tema, ad esempio, delle aggregazioni notturne, dell'oasir notturno, con una logica profondamente diversa, quella che era la logica del conoscere, dell'intervenire, del proporre delle soluzioni, del proporre evidentemente anche una tutela dei partecipanti. Ecco, Nautilus sono 20 anni che fa questo mestiere. Nautilus, come tanti altri progetti del CNCA, spesso in relazione fra di loro, che intervengono in queste aggregazioni notturne. Che cosa è cambiato da quell'idea che fenomeni giovanili di autoproduzione di attività musicali, che rarissimamente hanno costituito un problema e molto più spesso, più frequentemente, hanno costituito dei momenti di gioia collettiva, possiamo dirlo, perché noi che ci lavoriamo costantemente questo registriamo. Che cosa è cambiato? È cambiato sostanzialmente il passare da un atteggiamento di conoscenza,
da un atteggiamento che qualsiasi amministrazione dovrebbe avere di monitoraggio attraverso gli operatori, ma soprattutto appunto di conoscenza di quello che sta succedendo in alcuni ambiti, in alcuni cluster giovanili, ad un atteggiamento di totale panico morale. Panico morale rispetto a fenomeni che appunto hanno un impatto sulla nazione risibile, che molto spesso non costituiscono un problema, ma che possono in qualche modo essere utilizzati appunto per alimentare, continuare ad alimentare questa questione del panico morale. Questo decreto è un decreto che vieta, ma non propone alcuna alternativa. In questo paese gli amanti della musica, mettiamola così, hanno tutti il loro tempio. Se a me piace, come piace, la musica classica, posso andare piuttosto che l'opera, c'è Verona, c'è l'auditorium di Renzo Piano, il rock ha i suoi tempi, la musica commerciale ha i suoi tempi. E non mi si venga a dire che in quelle discoteche, nelle tantissime discoteche governate dal SILB, lì non gira nessuna forma di sostanza psicotropa stupefacente, in particolare dall'alcol. Allora si propone un divieto senza proporre alcuna alternativa. In questo paese ci sono degli eventi musicali all'aperto, importanti. C'è per esempio il Wow Festival, che viene organizzato ogni anno in Umbria, dove avviene che centinaia, migliaia di giovani arrivano in questa area protetta della regione Umbria e la lasciano più pulita di come l'hanno trovata. Ecco, che differenza c'è fra un atteggiamento che prenda quell'esperienza e casomai la enfatizzi, la pubblicizzi, individui delle aree dove poter organizzare, ad auto-organizzare eventi di questa natura, e il semplice divieto. È un messaggio abbastanza preciso verso quel cluster di popolazione giovanile. Voi non avete diritto, non avete diritto alla vostra musica di generazione, la techno, tutti gli altri ce l'hanno, voi non avete questo diritto. Allora, noi che lavoriamo da tempo e abbiamo portato importanti contributi in termini di conoscenza, perché dai primi anni 2000 ad oggi noi abbiamo potuto monitorare, ad esempio, quello che avveniva nei consumi, fare degli allerta rapidi rispetto a dei fenomeni, e non è un caso che ad esempio da noi il fentanyl, come dire, non ha trovato cittadinanza o trova una scarsissima cittadinanza. Non è un caso se da noi le overdose sono abbattute, se da noi una certa cultura rispetto ai consumi è diventata una cultura migliore rispetto a quella degli anni 80 e 90. Io mi aspettavo da un governo liberale un atteggiamento di questa natura: conoscere, proporre alternative, discutere. Al contrario, ne abbiamo di fronte soltanto divieti. E ai divieti, appunto, come insegna ad esempio la storia britannica, magistralmente descritta da Petrilli nell'articolo da poco uscito su Alias, se c'è uno sconfitto, lo sconfitto è da una parte il mondo degli adulti, il mondo della politica, che non ha compreso il fenomeno e propone soltanto repressione. E poi ci sono migliaia di sconfitti individuali, che sono i cittadini, che non possono più accedere a un diritto. Grazie Claudio, sempre molto chiaro. Allora passerei la parola a Antonella Soldo di Meglio Legale, per poi lasciare volentieri il microfono se ci sono degli interventi a parte degli onorevoli, in attesa che arrivi anche Leonardo Fiorentini. Grazie, sono Antonella Soldo, coordino Meglio Legale, che è un'associazione per la legalizzazione della cannabis. Noi diciamo speriamo l'ultima, ma se siamo qui e ancora non è il momento di porre una parola fine a questa cosa che chiamiamo proibizionismo. Oggi siamo rimasti, queste associazioni che presentano questo appello, gli ultimi giapponesi contro il decreto rave, che è un provvedimento inutile e un provvedimento ideologico, e tutto ciò sta avvenendo e sta passando, arriverà con un voto di fiducia durante le vacanze di Natale, in sordina
Mentre appena è stato annunciato dal primo Consiglio dei Ministri di Giorgia Meloni, questo provvedimento ha suscitato, diciamo, lo scandalo e l'indignazione non solo della società civile ma anche di autorevoli giuristi, e non ne hanno trovato uno a favore, da Giovanni Maria Flick a Carlo Nordio. Oggi sta passando quasi in sordina, è come a dire non vi va bene la modifica, va bene a tutti, ormai non ne parla più nessuno, che cos'è che non va bene a voi? A noi non va bene intanto che è un provvedimento inutile, tant'è che la legge italiana già prevede, volevano creare una nuova fattispecie di reato, ma la legge italiana già prevede gli strumenti per contrastare le cose terribili e illegali che loro denunciano. E in secondo luogo è un provvedimento di natura squisitamente ideologica, che sottintende una cosa: la criminalizzazione del consumo delle sostanze, che piaccia o no a Giorgia Meloni, a Matteo Piantedosi e al resto di questo esecutivo, usare sostanze stupefacenti sul proprio corpo in questo paese non è un reato. L'ha stabilito anche un referendum nel 1993 che ha tolto la pena del carcere ha fatto diventare non un reato ma una sanzione amministrativa il consumo di sostanze. Punto. Questo lo stabilisce il nostro ordinamento sulla base di solidissime, diciamo, basi giuridiche, che fanno appello a una questione, che è il tema della libertà personale, anche di fare sul proprio corpo quello che ciascuno decide. Quindi perché è pericoloso mettere in discussione questo principio? Perché quel provvedimento ideologico, inutile, agitato come bandierola al primo Consiglio dei Ministri, vuol dire solo questo, vuol dire che a noi non piace che esista questa cosa del consumo degli stupefacenti e che lo usiate, perciò cerchiamo di criminalizzarla, portare nel penale un comportamento che non è penale nel nostro ordinamento, è pericoloso, uno. E in secondo luogo, sì, il tema della droga, dello spaccio, del consumo, della tossicodipendenza, del rischio dei minori, sono tutti problemi che noi rileviamo ogni giorno. Come questo governo intende rispondervi? Non ne abbiamo idea, non c'è una proposta su come trattare la tossicodipendenza, che oggi è sbattuta in carcere, punto. Un terzo dei detenuti è in carcere per violazione del testo unico sugli stupefacenti, uno su quattro è un tossicodipendente. Come questo governo ha intenzione di affrontare il problema della tossicodipendenza? Come questo governo ha intenzione di affrontare il problema che i ragazzini vanno a comprare la cannabis e comprano l'eroina, comprano il crack e comprano tutte le schifezze che al mercato nero si possono trovare? Come questo governo ha intenzione di affrontare il fatto che il fenomeno degli stupefacenti è in mano alla mafia, da cui ricava denaro e quindi potere? Ora, questo è esattamente il paradigma della destra, che usa le droghe e le politiche sulle droghe come uno straccio rosso da agitare contro le paure delle persone. Le dichiarazioni della ministra Santanchè sono proprio il paradigma. Bisogna privatizzare le spiagge perché ci sono i drogati, i tossicodipendenti, quindi la paura, oddio, le droghe, le siringhe e tutto il resto. Però che cosa serve quella cosa? A difendere la realtà, lo status quo. E lo status quo è lo status di una persona che ha degli interessi diretti negli stabilimenti balneari, nelle quote di cui è socia, e che va lì a dire no, bisogna privatizzare perché è meglio che noi lasciamo le concessioni balneari a chi già ce le ha, in violazione delle direttive europee, nonostante l'Italia deve pagare ogni anno multe su multe. Quindi l'interesse dei pochi, di chi del Papete, ricordiamoci, il Papete non è solo il luogo dove Salvini ha creato una crisi di governo, è il proprietario del Papete, un parlamentare della Lega mandato in Europa a difendere le concessioni balneari, quindi la mancanza di concorrenza. Quindi come si difende tutto ciò? Con la paura della droga. Eh no, signori, la paura della droga è un ottimo strumento per agitare le paure, ma dietro quelle paure ci sono dei problemi che vanno affrontati. Io personalmente ho più paura di lasciare le concessioni balneari al Papete, che con un giro di cocktail si ripaga l'affitto di un anno intero, che di vedere una persona che si fa uno spinello in spiaggia. Quindi siamo gli ultimi giapponesi contro questo provvedimento, che a quanto pare passerà in sordina, ma siccome c'è un'ideologia profonda sotto questa cosa, c'è tanto materiale sia per un'opposizione
che voglia fare un lavoro super costruttivo, sia per noi che purtroppo siamo rimasti anche un po' spiazzati, perché diciamo che l'Italia ha già le leggi sulle droghe più severe d'Europa, era difficile fare peggio, era difficile inventarsi delle specie di fattispecie per criminalizzare il consumo, e quindi vigileremo su queste altre cose e se necessario alle prime applicazioni di questi provvedimenti adiremo le vie dei tribunali. Perfetto. Siamo gli ultimi giapponesi, ma dietro abbiamo un esercito di giovani, di persone che conoscono questo mondo. E io ringrazio. È arrivato Leonardo Fiorentini, segretario nazionale Forum Droghe, finalmente ha sperimentato la puntualità di alcuni nostri treni. Però so che l'onorevole Scotto e forse anche l'onorevole Fratoianni hanno degli impegni, quindi volevano intervenire. Non so se vogliono venire al banco. Grazie. Intanto grazie per l'invito, appello che condivido e che a cui aderisco, dico proprio pochissime cose. La prima, non tutto è perduto, il provvedimento arriva alla Camera la prossima settimana, tra Natale e Capodanno, è un decreto. L'aula è programmata dal 27 al 29, il decreto scade il 30. Dunque occorrerà provare, diciamo, intanto a fare un lavoro per l'unità delle opposizioni, e quel lavoro fatto bene può anche portare il decreto oltre la data prefissata e dunque a decadere. Non è semplice. Nessuno può promettere cose che è difficile da mantenere, però noi ci proveremo. L'interesse nostro è assestare un colpo. Assestarlo per tre motivi e chiudo. Il primo, ovviamente, perché questa operazione sui rave, lo chiamo così per semplificare, poi ovviamente ci sono tante cose, come avete spiegato voi, è un'operazione di carattere ideologico. È il timbro di un governo che, come si vede in queste ore, nella costruzione della legge di bilancio, confusa, diciamo improvvisata, prova a usare la mano ideologica per coprire l'inconsistenza, diciamo, come dire, sul piano politico e sul piano delle scelte di politica economica. Insomma, in queste ore approvano, ad esempio, un emendamento che fa saltare il principio dell'offerta congrua sul reddito di cittadinanza. Già ci troviamo di fronte a un taglio. Chi perde il sussidio aveva diritto comunque a poter accettare, diciamo, un'offerta di lavoro qualora fosse congrua dal punto di vista della distanza, dal punto di vista della retribuzione. Saltato questo principio, la cosa che viene affermata in sostanza è: si può accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi distanza con qualsiasi retribuzione. Qui non è il tema di fare cassa, è il tema di introdurre un elemento, diciamo, una lettura del lavoro come sfruttamento, come povertà. Dunque, far saltare una bandiera. Secondo punto, e il terzo che condivido, è che chiaramente questa norma è molto molto più estesa. È vero che l'hanno corretta, ma resta il principio della criminalizzazione e della carcerizzazione di certi comportamenti. Nella prima redazione si colpivano persino le scampagnate, diciamo, quindi era un messaggio veramente, diciamo, devastante. Il terzo punto, e chiudo, rispetto cedeva, io sono molto d'accordo, ci abbiamo provato tante volte in questi anni, resta il nodo, diciamo, di una politica di riduzione del danno che porti alla legalizzazione della cannabis, che va ripresa, è una bandiera
che va rialzata, d'altra parte il programma di tutte le forze d'opposizione. Questo tema per la prima volta c'era ed era anche molto, diciamo, unitario, e dunque io credo che vada rimessa in piedi un'iniziativa, insomma, anche perché la retorica della Santanchè, poi io credo che dovremmo andare a vedere nelle spiagge libere, ma dovremmo andare a vedere anche in qualche lido, diciamo, quanta droga gira, insomma, qualche lido particolarmente, diciamo, come dire, lussuoso e magari gestito stesso da persone che hanno incarichi istituzionali di primissimo livello. Sarei curioso statisticamente come funziona. Però non è questo il punto. Il punto è coniugare la battaglia per la legalizzazione della cannabis al tema della libertà personale e la lotta alle mafie. Lotta alle mafie sulla quale si sta abbassando moltissimo il livello, diciamo, di attenzione. Ieri si stava per inserire nella manovra di bilancio una depenalizzazione dei reati fiscali e contemporaneamente la norma sui subappalti, che è una norma gravissima, che è nei fatti la legalizzazione delle mafie nell'articolazione dello Stato, nel rapporto tra l'impresa e lo Stato. E dunque io credo che questa battaglia vada ripresa. Grazie. Ringraziamo anche l'onorevole Nicola Fratoianni. Sì, intanto grazie a voi per l'invito, per aver organizzato questa conferenza stampa e per il lavoro che ormai da molto tempo questa rete di associazioni, sindacati e soggetti mette in campo su questi temi. Arturo Scotto lo ha detto, proveremo naturalmente in aula a mettere in campo il massimo della forza parlamentare, dell'iniziativa, con gli strumenti disponibili anche per tentare, diciamo, di ottenere fin da subito nel primo passaggio parlamentare il miglior risultato possibile. Temo, diciamo, al netto del passaggio tra Natale e Capodanno, che di fronte a questa maggioranza, diciamo, il rischio è che poi eventualmente, anche qualora ci fosse, diciamo, un'efficacia, si riproduca la tentazione di normare in questo modo su questa materia, perché, come è stato ricordato, questo non è un incidente di percorso, diciamo, è il frutto di una scelta precisa. L'impianto ideologico, il lavoro sulla parola, sulla narrazione, sul linguaggio, non è un elemento marginale, è una scelta precisa. Del resto ricorderete che l'attuale Presidente del Consiglio, ormai un po' di tempo fa, parlando del reddito di cittadinanza, lo definì metadone di Stato. Ora, siccome le parole hanno un peso, la costruzione dello stigma sociale, il dispositivo punitivo, ha a che fare con una cultura politica che lavora, diciamo, a costruire senso comune e attraverso questa costruzione a decostruire progressivamente un sistema di diritti, di tutele. Decostruisce le politiche di riduzione del danno, decostruisce il diritto di chi è sottoposto a condizioni di restrizione della libertà, decostruisce il sistema del welfare, costruisce punizione, decostruisce diritti. Questo mi pare l'impianto di fondo, no, su cui lavora questo governo. Ed è del tutto evidente che su questo fronte, diciamo, il mix di ideologia e di ipocrisia alimenta questa costruzione. C'è poco da fare con alcuni di voi, con Leonardo, ma anche con Tonelle e tanti altri, ci siamo incontrati molte volte su alcune di queste questioni. È del tutto evidente, i dati ci dicono che, per esempio, sul terreno del rapporto con le sostanze, le dipendenze, la strategia della punizione, della proibizione è drammaticamente fallita. Non c'è alcun elemento ragionevole che la sostenga, alcuno, dalla vicenda delle carceri ai riflessi economici,
alcuno, eppure questa strategia in questo paese continua a farla da padrone dentro una dinamica appunto di potente ipocrisia. Allora io credo che sia opportuno, ho chiuso, da un lato naturalmente poi ognuno fa il suo mestiere, lo fa a partire dal ruolo che riveste, costruire il massimo della battaglia parlamentare, il massimo della resistenza parlamentare, resta un dato di fondo, occorre costruire una contronarrazione e anche una controegemonia culturale, perché se ci pensate, quando questo decreto è arrivato sulla scena pubblica, una parte anche delle opposizioni, la reazione è stata una reazione subalterna, no? Cioè, siamo contro i rave, siamo tutti. Io mi ricordo che a un certo punto sono stato l'unico, forse in strettissima compagnia, a dire: ma perché bisogna fare una roba contro i rave? Però c'è stata questa reazione, no? Contro i rave siamo tutti, però questa cosa è liberticida perché può colpire anche altri. Detta così, dopo la correzione, diciamo che peraltro è correzione fino a un certo punto, ma almeno restringe agli eventi musicali, mettiamo l'esempio, allora l'occupazione non c'è più, uno dovrebbe votarlo con entusiasmo. Naturalmente no, c'è proprio un elemento che richiede un cambio di passo anche sul terreno politico e culturale, altrimenti inevitabilmente poi finisce che anche quando si misurano i rapporti di forza nelle urne e poi in Parlamento, quel dato di subalternità si riflette anche sui numeri. Basta, grazie. Grazie, grazie mille. E chiederei di andare alle conclusioni con l'intervento del segretario nazionale di Forum Droghe, Leonardo Fiorentini. Grazie, buongiorno, scusatemi del ritardo, non avendo potuto neanche ascoltare, spero di non ripetere troppe cose. Una però la ripeto, cioè quella che abbiamo di fronte oggi è una norma assolutamente ideologica, una norma manifesto, un po' come se si facesse un decreto ferrovie in cui si intima ai treni di arrivare in orario, con la differenza che in questo caso stiamo parlando di persone. I treni non arriveranno comunque in orario, come le persone continueranno a fare quello che gradiscono fare, con la differenza che in questo caso non criminalizziamo delle locomotive, ma criminalizziamo una generazione, i suoi paradigmi culturali, le sue modalità di divertimento. Il decreto impone delle sanzioni assolutamente abnormi per delle condotte che sono già punite, credo che l'abbiamo già detto in tanti, che sono già punite. Se andiamo a vedere la somma delle pene per le singole violazioni che vengono richiamate, fra l'altro anche nel decreto, si vede che addirittura sono superiori a quelle previste dalla violazione del nuovo articolo 633 bis del codice penale. Ce n'è una però in particolare che è sintomatica e che è interessante richiamare per quanto detto prima, ovvero questo richiamo all'uso di stupefacenti, che è un richiamo di fatto all'articolo 79 del DPR 309-90, quello che parla di agevolazione all'uso quando un soggetto adibisce, perché è l'unico che può essere eventualmente contestato a chi organizza un free party. Ebbene, proprio quell'articolo 79, l'ultima volta che è stato applicato in Italia, almeno che ci sia noto, è stato nel 2009 contro gli organizzatori del Rototom Sunsplash Festival, una vicenda assurda che mette in evidenza tutta l'ipocrisia e i paradossi della guerra alla droga, che ha visto alla fine gli organizzatori del Rototom Festival essere assolti per non aver commesso il fatto, e due anni dopo il carabiniere responsabile della caserma di Tolmezzo, che aveva seguito l'inchiesta e effettuate tutti i sequestri e gli arresti negli anni precedenti, essere condannato con sentenza patteggiata a 4 anni per spaccio delle sostanze sequestrate a Rototom.
il che rende però evidente che la guerra ideologica è anche una guerra alla cultura, perché l'unico reale risultato di quell'azione è stato che il più grande festival reggae d'Europa, da Udine, dal Friuli, si è spostato in Spagna, per cui abbiamo perso anche uno dei più importanti appuntamenti culturali dell'estate italiana. E questo richiama anche quelle violazioni alle convenzioni ONU sui diritti sociali, economici e culturali che il CESC recentemente ci ha accontestato al nostro Stato. Un'altra questione, e poi chiudo, è abbastanza molto ridicolo che venga richiamato l'uso del POS all'interno dei rave, come è stato fatto da un senatore dei Fratelli d'Italia nel dibattito al Senato, ma il contestare, anche il solo contestare a questi eventi che nascono per natura come eventi al di fuori di una situazione di profitto e di lucro, ovvero si chiamano free party appunto perché la loro fruizione è libera e non è volta al lucro, è questo contestare è assolutamente assurdo e lascia intendere alle persone che ci sia gente che fa i soldi organizzando i rave. Non è così. Si tratta di situazioni che sono auto-organizzate e eventualmente autofinanziate, nel senso che vanno a coprire i costi. Trovo molto più criminale che in eventi regolari, debitamente autorizzati, addirittura patrocinati dalle amministrazioni pubbliche di destra e di sinistra, si vendano, come è successo nella mia città pochi mesi fa, bottigliette d'acqua a 5 euro durante un DJ set di musica elettronica, con tutte le sostanze che sappiamo girare, come è stato detto prima, nelle spiagge libere e in quelle private, nei rave party e nei concerti, nei DJ set e nei locali italiani regolarmente autorizzati. Per questo noi lanciamo l'ultimo appello e chiediamo che questo provvedimento non venga tramutato in legge dal Parlamento. Grazie mille. L'appello delle organizzazioni lo trovate per intero sul sito www.fuoriluogo.it. Non so se ci sono domande o ulteriori interventi. Allora ringraziamo gli intervenuti e ci auguriamo che venga stralciato tutto. Prego. Sì, ringraziamo l'onorevole Riccardo Maggi che non è riuscito a partecipare perché è in questo momento impegnato proprio in Commissione Giustizia sul decreto anti-rave e basta, grazie.